Buonasera ragazzi, stavo andando a dormire ma purtroppo navigando sul web mi è apparso un video di quel tifoso del Napoli, la Shalaboom, che praticamente quando non azzecca i risultati e quando non azzeccano i pronostici fanno le vittime lui e il padre. Questo sarà un video critica naturalmente, perché quando fanno quei video mi fanno morire poi le persone. Purtroppo a questo mondo che parlano in faccia come il sottoscritto e non ritirano mai la parola che hanno detta, perché la gente che ha le palle va sempre avanti sulla propria strada, sulle proprie teorie, non torna mai indietro, ma solamente un cretino può non tornare indietro. Ma se tu sei convinto della tua, come si dice, della tua cultura calcistica, ma in qualunque cosa fai, nella musica, nello sport, nelle donne, ho avuto sempre una convinzione e vi dico sinceramente, ragazzi, che raramente mi sono sbagliato su quella persona, ma non perché fosse una cattiva persona o perché fosse una cattiva. Io ho un dono che forse non so se tutti hanno, che le persone le riconosco appena le guardo negli occhi, cioè io capisco se con quella persona avrò, dal punto di vista sentimentale, un futuro, una ipotetica relazione, o con la persona dopo quella conoscenza possa sfuggirmi in maniera, diciamo, rapida e veloce. Io, per esempio, lo sapete, ho avuto una storia di 8-9 mesi nel 2018-2019, poi vabbè, non si sa se è stata quella che poi alla fine mi ha provocato questa disfunzione qua, che comunque, grazie a Dio, è una cosa risolvibile, quindi diciamo che a giugno poi dovrei risolvere con questi nuovi farmaci che sono arrivati, che porteranno alla risoluzione. Ma non è per questo che alla fine uno sta con una persona, si innamora per l'aspetto estetico, perché prima te ne va a farvi, sono tutto strunzoso, se uno vuole stare con uno ci vuole stare a vasto. Comunque, tralasciando questo discorso, la maniera patetica, insomma, di quei due personaggi, che praticamente lanciano la pietra e poi nascondono il sasso. A me questo modo di fare non è mai piaciuto nella mia vita, non lo so, purtroppo siamo diversi, siamo persone. Io sono uno che esco quando vengo io, oh, i donazioni qua, vi da fai donazioni? Io sono fatta così. Questo significa essere diretti, non è che faccio la live, se gentilmente potete fare le donazioni, oh, l'iscrizione, ma fa l'iscrizione, voi lo sapete, il mio modo di fare, salace e poi, come si dice, istrionico, e poi mi ha portato pure in televisione, insomma, ho scalato cose impensabili da una cameretta oppure da un abitacolo di casa, dove video che facevano 350 amici, come quello con Labo e Berceva, che penso che resteranno nella storia di YouTube Italia, che molti, grazie a Dio, insomma, si sono salvati e che molti spesso mi dicono: ma maestro, ma quel video che hai fatto, sono ragazzi, sono come dici, sono momenti della vita. In quel periodo, se lo facessi adesso un video del genere, non riuscirebbe più. Come i video sulla generazione, i video sui maccheroni, i video sul vino, i video sulle palestre, i video. Quello fu un percorso su YouTube che alla fine, diciamo, è finito. Ma non è perché è finito, perché ci sono i casi della vita, parliamo di un inglese 36enne, ma ne tengo 46. Se per mettere in David ci sono priorità, non è che esiste solo YouTube. Certo, YouTube lo fa, perché comunque bisogna essere sinceri, comunque c'è un'entrata economica mensile che fa sempre piacere avere, diciamo, non è che lo nascondo, tutti lo fanno per soldi, quindi tutti quelli che dicono: no, ma lo faccio per soldi, lo faccio perché poi se mi volete donare tutto bugie, non ve lo dicono in faccia, ma in realtà la prima cosa che vanno a guardare: quando è che guadagnato oggi 40 euro? Ma quando è che guadagnato 30 euro? Volevo vedere se era gratis. Secondo me l'ha fatta gratis. Ai tempi non so spiegare, sapete che si è parlato del 2007, 2008, 2009, 2010, che prima la monetizzazione mica la pigliava con 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione, che neppure ce la pigliano. Ecco perché la qualità è scesa, è scemata. Mo' tutti i cazzoni, i pirloni, i giornali, li scarzano tutti qua, perché sanno che è facilissimo, basta che la televisione ti passa 1000 iscritti, subito monetizzano e buonanotte. Invece prima, se i contenuti erano idonei, YouTube te la monetizzazione, non che fisca fezze, mo' da cadanne che neppure. Ecco perché, altrimenti questa gente sarebbe sparita e YouTube sarebbe rimasto un posto migliore. Chiuso la parentesi, ritornando al discorso di quei due personaggi. Allora,
Ma chi visto che hanno fatto un video, praticamente un figlio ha fatto un video dove si scusa lui di aver sbagliato la previsione del Milan che lo dava al settimo posto a inizio campionato e di non aver mai insultato lui le squadre insieme al padre che fa tanto il signorone quando ha la terza media, poi tra l'altro ragazzi non si può spiccicare tre palline da lì. Se stai guardando questo video non è un'offesa, per l'amor di Dio, ma è quello che ogni tanto i tuoi video mi propinano, diciamo, se ti esponi poi ti prendi le critiche, caro amico mio. Quindi, e tra l'altro non mi pare che da persona matura quale sei tu abbia dato dei buoni consigli ai tuoi figli, perché vedo che o fate lo spettacolino per fare le visualizzazioni, questo lo so di per certo che lo fate, ma mi sembra che quell'odio represso che avete quando guardate le partite, che dite sì, micchio forte, è derivato da quell'anno farlocco dello scorso anno, dove il Napoli si pensava che aprisse un C, potesse aprire un C, che alla fine si è dimostrato quello che è, una squadra che vince una volta ogni 40 anni. E quindi voi in un anno vi siete permessi di fare gli sboroni col Milan, fare gli sboroni con lì, quest'anno poi avete passato proprio, dici che loro non insultano nessuno, hanno insultato Cialanoglu, hanno insultato Barel, hanno insultato l'Interesse, no, quelle non so parole, quelle al momento, capito? Quelle sono parolacce al momento, quindi dobbiamo anche giustificare, e loro si giustificano, quando hanno perso la Cremonese, quando un padre insulta i milanesi, i giocatori, quei giocatori da merda, loro sono sempre giustificati. A me con Lucanello mi fece morire, fanno tutto il contrario di tutto e poi vanno chiedendo scusa. No compà, se tieni i palli, i teori porto l'annanza. Quindi se un Milone dite che arriva 7, ma è inutile che mbapucchia la storia, è sbaglio. Però poi se grazie oh cazzo, però poi io dico così là, e poi è normale che poi la gente ti sfotta. Io so per i card, tu mo facevo così i card là, dopo tutti i bersagli che a me mi hanno augurato la morte, parolacce, io ho solamente risposto agli interisti, chi fatta lì, dico, quella della mia tifoseria, la tifoseria tutta lì, la tifoseria interista d'Italia, io sono stato vittima, io solo contro un miliardo di persone, là se vede se ti ne fa, a chi pur tutto si è mannanzato, stessa teoria, non mi ha spaventato mai niente, ma figurati se un ex arbitro che arbitrava al quartiere San Paolo, dove ci volevano dire che una così arbitra, te ne ha parlato quattro scemi, era da un telefono. Quindi io ho avuto, per consapevolezza dei primi mezzi e per circostanze che ho vissuto personalmente sulla mia pelle, dove ho rischiato la vita, se io ero convinto di una cosa, se io dicevo i carden, ubbatane, nuces, là, ero convinto. Che poi è andata come doveva andare, non me l'aspettavo, alla fine insomma che gli tolsero la fascia, però era un grave cruccio che l'Inter si portava addosso e alla fine è stata la mia più grande vittoria, penso, da quando esiste YouTube. Nessuno youtuber calcista ha mai fatto una guerra come l'ho fatta io, quando questo personaggio segnava a ripetizione, io gli andavo sempre contro, ma gli andavo contro per un motivo, perché avevo sempre detto questo segna ma in un Inter scadente dove lui fa 18-20 gol ma non vincerà mai un capo, perché lui è mediocre. Ma vedrai quando andrà al Paris Saint Germain, è andato al Paris Saint Germain, ha fatto solo figure di merda e panchine, neanche lì ha dimostrato di essere un mediocre. Quindi, te ne avrà ragione o no? Quando sei venuto i card, quando a te te l'ha vinto l'Inter, ma non era la stessa squadra, se aveva Perisic, Nainggolan, qui, non vinceva manca una Coppa Italia, ne ha vinto, hai capito? Non mi ha fatto manca una fine quando stavo, signori, appena se ne è venuto, mi ha rotto all'ultima le marce, Nainggolan, culato là i card, che hanno messo iscritto Lukaku e Lautaro Martì, che già steve faceva la panchina i card, poi che hanno picchiato Eriksen, che ha fatto un po' di contorno, chi hanno accattato non mi ricordo più, mi picchiato iscritto Lukaku praticamente l'anno dopo un scudetto campione di Italia, l'anno dopo Conte secondo fa la finale di Europa League, la perdiamo in maniera di anno dopo un scudetto, l'Inter non comincia a vedere, poi viene già la Coppa Italia, poi viene in zi Coppa Italia, Coppa Italia, Supercoppa, Scudetto, qui sta, fin di Champions League, tutto senza i cali. Allora, vedi? Dove voglio arrivare con questo ragionamento? Quella è gente che il calcio non l'ha mai visto. Quella è gente che se va a arbitrare a Portici, perché mi sembra che sono di Po, San Giorgio a Cremà, quello se scende in campo con una divisa addosso arbitrare, io arbitravo con alla stessa età sua, io andavo a arbitrare con quelli di 40 anni, faceva la terza, la seconda categoria, io mi pigliavo, hai rischiato di taccare. Qui se io parlo
e azzecco 8 volte su 10, è perché tutte le cose che mi sono passate davanti agli occhi le ho riviste prima di voi. E non significa che quelle sono quelle a Serie A, no, a Serie A da mo. A chi vi parla, a chi vi scasertana foggia per farvi un prea. Assumiti una partita di promozione degli anni 90. Cioè, l'eccellenza 2004-2005 l'ho fatto, era la Serie C praticamente di adesso. La Serie C era una Serie C praticamente. Se avesse giocato il Monopoli e B col Foggia di adesso, il Foggia avrebbe perso 4-0 con quel Monopoli là. Dove stava in sanguine di Bari, Bitetto e compagnia, Francioso, vantaggiato, avete capito? Cioè, il livello è diventato proprio un pattume. E la partita di oggi era una partita di promozione pugliese, Foggia Casertana, un'eccellente livello. A Casertana per vincere col Foggia è rimasto in 10, no, 80 minuti, ha segnato a 3 minuti da fine. Una squadraccia la Casertana, e sta al quarto po'. Se la mettevi nell'eccellenza pugliese di quella, quella non arrivava neanche quinta, quella la Casertana. Uno squallo, quindi livello sceso dappertutto. Arbitri peggio che andar di notte. L'arbitro che ha espulso quello del Foggia ha visto scritto scufala da Roche là. Scars arbitri Serie A che arbitravano che a me sono in Serie A fallito, lamentele dappertutto, la tecnologia sbagliano. Quindi, se permettete, nella mia vita ho visto di tutto, non è per presunzione, ma nella vita ci sono persone che nascono con dei doni e ci sono persone che nascono senza doni. Io, grazie a Dio, Madre Natura mi ha dotato dell'orecchio assoluto, quindi mi ha fatto studiare uno strumento a fiato, dove è la cosa primaria, vero? Perché diplomarsi in corno francese non è una passeggiata, come molti qui sfottano e ridono. Il conservatorio non è che lo possono fare tutti. Tant'è vero, grazie a Dio è rimasto l'unico diploma. Tra l'altro, adesso bisogna fare 10 anni anche per il corno, prima era col vecchio ordinamento 6 anni, ma ti spaccavano il culo. Si dovevano fare 6 anni, 7 anni, ma ti spaccavi il culo. Poi dovevi fare anche la scuola a parte. Adesso questi hanno la facilità di avere anche il liceo musicale, quindi studiano e fanno sia strumento che scuola superiore nella stessa scuola. Vedi come sono cambiati te. Adesso al conservatorio fai 10 anni. 10 anni. Quindi cani e porci, ormai il livello è scemato anche nel conservatorio. Quindi fanno laureati in musica. Capito? Quindi chi esce adesso dal decennio del conservatorio è laureato, come sei tu, laureato in medicina, in filosofia. È inutile che snobbi la musica. Tu non puoi snobbare. La musica è un altro pianeta. Noi non snobbiamo la tua laurea, ma tu non snobbare neanche la laurea musicale, perché la laurea musicale è una cosa che tu nella tua vita non puoi fare. Il banchiere, il medico, qui, ma neanche tutti qua possono fare il medico. Sì, ma nella maggior parte dei casi, economia e commercio, qui, non fa che neppure ci possono fare. E tu pipi pure a cattare la laurea in musica o conservatorio fortunatamente non si può comprare, è l'unica laurea che è rimasta, anche se adesso si laureano cani e porci, laurea in musica, è rimasta che devi meritartela, ok? Che poi fanno gli schifezzi nei conservatori, avete visto le Iene, quelle che ha fatto entrare il figlio 22enne con la cattra, ecco perché il padre era direttore, quelle ci saranno sempre, quelle schifezze. Quindi, ritornando al discorso di questi, dove voglio arrivare con questo discorso? Se hai le palle, caro amico mio, è inutile che fai il discorso che tiri la mano, tiri la, butti il sasso e tiri la mano indietro. No, vai avanti con la tua teoria. Avete insultato tranquillamente tutte le squadre, anche se volete far vedere. No, ma il Nice fa fatto niente. E a noi è uno spotto. Ah sì, quando padre ti augura la morte a quella, a tutto quanto, è uno spotto. È uno spotto. Siccome non sapete come può una vita uscita questa situazione, è sotto, come al solito, i soliti commenti mielosi. Ma siete una famiglia per bene, mamma mia. Ma veramente questi creatori che tra l'altro, perché quello è un canale seguito da bambini, basta che vedete i commenti quando vi insultavano. Che qualcuno 30-40 anni l'anno scorso, quando avete fatto la semifinale, quarto di finale col Milan, vanno massacrati, hanno fatto buono. Alla fine mi fanno rete, quando sto un pallone, godo per voi, brutte merda, vi insultano a morire. Qui naturalmente insultate pure nei video, anche se non dite le parolacce tranquillamente, però il modo di fare è da insulto. Poi dopo, appena un padre carica che fece 3 pulpette là, non siete delle persone meravigliose, vi abbraccerei, che famiglia meravigliosa là. Appena parlano di pallone, perché il calcio purtroppo è così, il calcio fa male alla testa, il calcio è la rovina dei popoli, il calcio non fa ragionare la gente. Mentre gli ha fatto sempre un personaggio, anche se è vero, gli ha curato la morte alla gente, ma grazie a cazzo, a me la gente fesse quando me lo dicevo, sopra i calci, ah, ma dipende qua,
E muri, bastardo da metà, una facca sotto una macchina, sotto un treno, CES, Cristina da merda, là. Poi dopo che hai avuto i problemi, devi morire. E invece quando me l'hai detto, quando me l'hanno detto a me mi hanno insultato. Allora tre parole ci dico. Diamo scusami, ancora perdiamo gli iscritti. Guarda, mezzo milione di iscritti, faccio di 100.000 vesti, faccio, quindi siete snocalati, stracalati, ma perché fare sempre la vittima. Quando devi avere il coraggio di portare avanti una tesi, una teoria, non puoi ritornare a ritrattare. Ma io però avevo detto, è facile così. E dice a chi sbagli, capisci un cazzo di palloma, siccome non lo diranno mai. Fatto, questa è gente che sì e no va a vedere le partite allo stadio, non sa il regolamento, non sa niente. Quando ha detto già l'espulsione di Zielinski non c'è. In quella partita fu vergognoso. Napoli-Inter a spraitare contro l'Inter, i ladri di me, arbitro di merda. Ma loro non insultano nessuno. Dovevano solo essere denunciati dall'arbitro. Sei un pezzo di merda là. Poi ha avuto l'audio opa. Quando aveva l'opata ti ha detto sei un pezzo di me, sapete solo a rubà. Quando aveva l'opata ti ha insultato da là. Noi non insultiamo nessuno, nessuno. Però l'arbitro lo può insultare. Quindi che guadagni 4, che cazzo guadagni l'abito? A metà, un quarto di quello che guadagni con lo scemo di Simeone, perché Simeone si è fatto buttare da... Che poi l'abito è scarso, siamo d'accordo, che Rapuano è un bidone raccomandato, la sezione di Rimini sì. Ma voi che avete a fare lezione d'etica, dice noi non diciamo niente, non insultiamo nessuno, ma chi cazzo volete fregare? A me quelli vedono, mi incantano proprio. Voi siete ignoranti, sì, e ignoranti rimarrete. Il livello vostro è quello là, ma non perché a Napoli siete tutti ignoranti, a Napoli città di cultura, a parte che non siete manca di Napoli, siete dalla provincia di Napoli. Comunque, a Napoli, c'è il teatro San Carlo, c'è su Viale dei Tribunali, lei ho fatto centinaia di concerti a Napoli, c'è l'orchestra a Scarlatta di Napoli, dove hanno acceso quel poverino Giorgio, quel ragazzo che... Tu c'ha avuto San Carlo a Madrid, l'orchestra San Giovanni che fatti con G, tu c'ha Fonotype a Napoli che è uno studio di registrazione storico, una città storica, un castello Maschiangioin, Castel dell'Ovo, là. Purtroppo è contornata anche da questi elementi. E purtroppo il calcio rovina i popoli, rovina i popoli e c'è gente che si è fatta la fama e che poi quando si vede in difficoltà non riesce a reagire, e quello significa che io a 20 anni non avevo quella personalità, andavo nel campo e davo i calci di rigore contro le persone di 40 anni che mi volevano menare, quindi non è che sto parlando a gente che sta dietro a un telefono, lì parlavo vis-à-vis con gente che aveva le palle quadrate e se sbagliavo mi prendeva schiaffi, mai toccati in 14 anni, quindi non è capita a fare i vittime. Ma noi non volevamo dirci, ma noi, perché quando sono usciti i sorteggi con Milano, tu dici che già volevo passare, tu non hanno fatto nata vita pietosa, non fa, dicendo che avevano sbagliato, no, noi siamo stati attaccati, l'hai fatta la festa quando sono usciti i sorteggi, non perché poi ti picchino per culo, ti picchino. Quindi a me, quella gente là, non mi ha mingato, non sono sincere quelle persone, quella è solo gente... Quella è solo gente che pensa al proprio tornaconto e non perde gli iscritti. Perché chi fa un video del genere vuol dire che non si assume le proprie responsabilità. Se non assumi le proprie responsabilità, vuol dire che in Davide si pure così. Minusa se scansamo, minusa. E ringraziate che c'è anche la gente che vi dice da mangiare, che vi dice guadagnare a fare quelli quattro visite che faccio. Perché a me, non ho di inglese, quella gente non mi incanterà e mai mi incanterà. Facitemi sapere che ne pensate voi soldi. A me quella gente che faceva a parte che poi si mette a chiagna quando è la prima che insulta non mi è piaciuto, la gente falsa la riconosce a 40 km, a me non mi ha fregato, a lato gli potete fregare. Saluto.